Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. Mazzette per aggiustare contenziosi con l'erario. Questa mattina la Guardia di Finanza, su ordine della Procura dell'Aquila, ha posto agli arresti domiciliari un funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Pescara e un consulente di Formia. L'accusa è di corruzione. Ecco il video del passaggio di denaro, 15.000 euro, che secondo le indagini della Guardia di Finanza di Pescara e della Procura di L'Aquila servivano a pilotare il contenzioso con l'erario da 38 milioni di euro di un'azienda pescarese. Per questo, con l'accusa di corruzione, nella mattinata sono finiti agli arresti domiciliari Giovanni Imparato, funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Pescara, e un commercialista di Formia, consulente tributario della società oggetto di accertamento. Le indagini, coordinate dal PM della Procura aquilana, David Mancini, attraverso le intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, hanno consentito di ricostruire il giro di mazzette che Imparato avrebbe gestito direttamente dal suo ufficio, ripreso a sua insaputa dai finanzieri. Gli stessi che lo hanno seguito il 19 aprile scorso a Roma ed hanno immortalato l'incontro tra i due indagati e la consegna della busta contenente 15.000 euro, immediatamente sequestrati. Sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini, la somma sarebbe stata il prezzo della corruzione del pubblico ufficiale per aggiustare, a favore dell'azienda pescarese, il contenzioso tributario pendente presso la Commissione Tributaria Regionale Abruzzo e remunerare il provvedimento di sospensione amministrativa emesso dall'Agenzia delle Entrate di Pescara, finalizzato a bloccare l'azione di pignoramento già intrapresa da Equitalia sui beni della società. E fiamme gialle all'opera anche a Sulmona. Infatti i finanzieri hanno scoperto una evasione da 16 milioni di euro riconducibile ad una società operante nel settore della costruzione e assemblaggio di componenti elettronici con sede amministrativa dichiarata nella città di Sulmona. Recuperati dai militari della compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona circa 16 milioni di euro sottratti al fisco da una società operante nel settore della costruzione e assemblaggio di componenti elettronici e con sede amministrativa dichiarata nella città di Sulmona. Le fiamme gialle, a seguito di un'articolata e complessa verifica fiscale, hanno constatato che la società, che non aveva presentato le dichiarazioni sia dei redditi che dell'IVA per gli anni di imposta dal 2009 al 2012, aveva in realtà operato ed effettuato operazioni commerciali, concessioni di beni e prestazioni di servizi, conseguendo profitti per circa 16 milioni di euro completamente non dichiarati ed occultati al fisco, evadendo in maniera totale le imposte in materia di imposizione diretta. Pur in presenza di una contabilità carente e frammentaria, i finanzieri sono riusciti a ricostruire l'intero ciclo delle operazioni di gestione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite sul territorio provinciale, regionale e nazionale, determinando l'effettivo giro d'affari realizzato dall'impresa, nei confronti della quale sono stati constatati ricavi non dichiarati per oltre 15 milioni di euro. I due amministratori della società sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per violazioni in materia penale e tributaria. La Procura della Repubblica di Sulmona, condividendo le ipotesi investigative delle fiamme gialle di Sulmona, ha richiesto al GIP del locale tribunale la misura cautelare reale sia per gli immobili di proprietà degli amministratori ubicati nella provincia dell'Aquila, nonché sulle disponibilità rinvenute nei conti correnti bancari e postali. In esecuzione del decreto di sequestro preventivo per oltre 7,5 milioni di euro emesso dal GIP del tribunale Sulmona il dottor Marco Billi, su richiesta della dottoressa Aura Scarzella, sostituto procuratore della Procura di Sulmona, i finanzieri della compagnia hanno quindi sottoposto a sequestro unità immobiliari site nel comune di Prato La Peligna, oltre a conti correnti bancari, libretti di deposito postali, carte postpay, monili in oro e preziosi, al fine di recuperare l'imposta evasa e non versata al fisco. Di sanità privata è bene parlarne, ma è la prima volta che vedo un abuso d'ufficio fatto nell'interesse dello Stato e una violenza nei confronti delle cliniche private. Lo ha detto l'ex governatore della regione Abruzzo Gianni Chiodi a margine dell'udienza davanti al GUP di Pescara Gianluca Sarandrea relativa alla vicenda sui tetti di spesa delle cliniche private per l'anno 2010. Oltre a Chiodi sono imputati l'ex subcommissario Giovanna Baraldi e l'ex assessore regionale Lanfranco Venturini e due tecnici dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali. Nel mirino della Procura c'è il ridimensionamento dei tetti di spesa. Le accuse a vario titolo sono falso, violenza privata e abuso d'ufficio. Il procedimento ha preso il via da un esposto dei titolari di cliniche private. Oggi la parte civile ha prodotto nuovi documenti relativi. L'udienza è stata aggiornata dal GUP al prossimo 11 ottobre, in quanto gli avvocati degli imputati hanno chiesto tempo per esaminare la nuova documentazione. Ad Estato Scalpore, nel capoluogo, l'inchiesta che vede al centro delle indagini l'ingegnere del comune dell'Aquila, Mario Corridore.
Ha destato scalpore in città la notizia del sequestro all'ingegnere aquilano Mario Corridore, dipendente del comune dell'Aquila, che nelle vesti di amministratore di condominio avrebbe, secondo l'accusa, pilotato l'assegnazione di lavori edili per un importo complessivo di circa 9 milioni di euro ad un'impresa di Treviso dell'imprenditore Aldo Tasca, assegnando alla figlia Ilaria il ruolo di progettista e direttore dei lavori. L'inchiesta della Procura della Repubblica dell'Aquila segue le altre e scatta a 7 anni esatti dal terremoto. Figura centrale, secondo l'accusa, l'ingegner Corridore, responsabile dell'ufficio sviluppo aeroportuale del comune. L'operazione, condotta sul campo dalla Guardia di Finanza dell'Aquila, ha portato ad una confisca di un valore di 264.000 euro. Gli indagati sono 3, oltre a Corridore, anche la figlia e il rappresentante legale dell'impresa, l'imprenditore Aldo Tasca. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'inchiesta sarebbe nata sulla scorta di un'indagine precedente che vede lo stesso Corridore indagato con altre 4 persone per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica in atto pubblico. La finanza si sarebbe mossa attraverso lo strumento delle intercettazioni per approfondire la vicenda e formulare le nuove accuse che ovviamente andranno tutte verificate. Le ipotesi di reato, comunque, sono truffa ai danni dello Stato e corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio. Come spiega una nota delle Fiamme Gialle, è chiaramente emerso come il pubblico funzionario, in totale spregio dei propri obblighi e doveri al solo fine di perseguire interessi personali e familiari, abbia posto in essere una serie di illeciti comportamenti che gli hanno consentito di ottenere indebiti vantaggi patrimoniali. Vantaggi quantificati in 214.000 euro circa, corrispondenti ai compensi professionali percepiti dalla figlia, e in circa 50.000 euro, corrispondenti ad un forte sconto extra contratto, concesso alla ditta, secondo l'accusa aggiudicataria dei lavori, quale contropartita per l'assegnazione dell'appalto, in ordine all'identificazione di alcune villette a schiera nella frazione aquilana di Pianola, di proprietà di una società immobiliare riconducibile alla figlia del pubblico dipendente. È stata rinviata al prossimo 5 di luglio la prima udienza di una delle 70 cause di lavoro intentate dagli ex dipendenti di Attiva, l'azienda municipalizzata che si occupa della pulizia e della raccolta dei rifiuti a Pescara. Gli ex interinali di Attiva da circa 4 mesi sono in presidio permanente davanti al municipio di Pescara per chiedere la stabilizzazione dopo 8 anni di lavoro interinale. Le cause sono state intentate dai lavoratori che a partire dal biennio 2007-2008 sono stati assunti da Attiva tramite agenzie interinali con contratti di somministrazione a tempo determinato rinnovati per periodi di 3 o 6 mesi fino allo scorso anno. Gli avvocati dei ricorrenti Carlo Alfani e Fabio Di Paolo hanno chiesto la nullità dei contratti per frode alla legge e per nullità della causale apposta sui contratti con la quale è stata giustificata la scadenza degli stessi. Visita in Abruzzo del sottosegretario del MIUR Davide Faraone al centro dell'attenzione degli istituti scolastici di Chieti, Torrevecchia Teatina e il conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara. Un piano di rendicontazione voluto dal Premier Renzi che ha portato oggi il sottosegretario al MIUR, Davide Faraone, a far visita in diverse strutture scolastiche della regione. Il liceo classico europeo Giambattista Vico di Chieti, il conservatorio di Pescara Luisa D'Annunzio e l'inaugurazione della scuola primaria di Torrevecchia Teatina dopo un investimento di quasi 1 milione di euro per la messa in sicurezza. Noi oggi sicuramente andiamo in un istituto che è stato ristrutturato con fondi che il governo ha messo a disposizione sulla misura scuole sicure, ma l'investimento su tutto il paese è di più di 7 miliardi di euro. Credo che sia l'investimento più grosso che si sia mai fatto in Italia. Quindi credo che investire sull'edilizia scolastica sia importante per migliorare la didattica e poi dare alle nostre ragazze e ragazze scuole più sicure. I criteri ce li danno le regioni e i comuni che presentano in base a delle misure che noi mettiamo in campo, noi mettiamo i soldi e poi le regioni e i comuni ci dicono quali sono le priorità, per cui è anche bene che sia così, è il territorio che ci deve indicare dove intervenire, non possiamo decidere noi da Roma. È stata intitolata al premio Nobel Rita Levi Montalcini per diretta richiesta dei suoi 170 piccoli alunni. I lavori sono stati compiuti la scorsa estate. Al suo interno la scuola ospita 10 classi dirette da 20 insegnanti, un laboratorio, la sala di informatica, la biblioteca, una mensa con cucina interna, il tutto in
immerso nella natura. Un lavoro importantissimo perché la sicurezza è fondamentale, perché quando le famiglie mandano i ragazzi a scuola penso che devono essere sicuri che li mandano in un ambiente sicuro e qualsiasi cosa succeda poi loro stanno tranquilli. Quando il primo giorno di scuola sono andata a fare il giro delle classi ho detto non succede, ma se dovesse succedere qualcosa rimanete qui dentro perché noi veniamo tutti qui da voi. Presente alla cerimonia Piera Levi Montalcini, nipote del premio Nobel, che con la zia ha trascorso tantissimo tempo e di lei oggi racconta l'insegnamento più importante. Credo che sia quello di affrontare la vita con serenità e con entusiasmo, senza rimpiangere quello che è passato e sperando sempre di avere il meglio e di proporre il meglio per quelli che vengono dopo. Abbiamo partecipato ad un concorso per questo, proponendo Rita Levi Montalcini. Nel corso del convegno provinciale dei sindacati dei pensionati di CGL, CISL e UIL è emerso che i pensionati sono sempre più in difficoltà. In Abruzzo circa 350.000 persone sono a rischio povertà. Lucia Rossi, segretario nazionale dello SPI CGL, oggi a Pescara questa riunione dei tre sindacati dei pensionati per parlare della manifestazione del 19 maggio a Roma, ma anche delle problematiche dei pensionati in Italia e in Abruzzo. Noi pensiamo che sia giunto il momento di aprire un confronto con il governo perché il tema della condizione degli anziani, della povertà in cui sta scivolando una parte, una fetta importante dei nostri rappresentati che sono ovviamente pensionati e pensionate, che stanno vivendo una situazione di grandissima difficoltà perché qui come altrove hanno contribuito a sostenere le famiglie in un momento di crisi. Sono state il vero ammortizzatore sociale che oggi però rischiano di scivolare in una povertà assoluta che noi non possiamo permetterci. In questi anni l'Abruzzo è un Abruzzo impoverito, ci sono più di 350.000 persone a rischio di povertà, di cui più di 50.000 sono i minori che sono a rischio di esclusione sociale. Basti dire che la spesa sociale abruzzese è di 61 euro pro capite, quella nazionale, la media nazionale è di 117 euro, quindi c'è un gap molto alto su cui bisognerebbe intervenire con misure, con azioni concrete, leggi che mettano in grado questa regione di rilanciarsi non solo dal punto di vista del lavoro, che rimane il primo problema, ma anche dal punto di vista delle risposte che vanno date in una situazione di crisi. E ci sono numeri in miglioramento per l'industria abruzzese. I dati vedono un aumento dell'export e un ritorno all'occupazione. A trainare il settore ancora l'automotive. Dati semestrali dell'industria abruzzese, ci sono numeri positivi rispetto allo scorso anno che riguardano l'occupazione e anche l'export. Il dato generale è di crescita, ancorché limitata a numeri di percentuali risicati. I numeri che invece svettano in maniera significativa sono appunto la forte riduzione della cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria ed in deroga, con percentuali del 45% addirittura. Quindi significa che il sistema produttivo sta gradualmente riassorbendo la forza lavoro messa in stand by dalla crisi economica che abbiamo attraversato. Quali sono i settori trainanti per l'industria abruzzese? Beh, l'automotive sicuramente è quello che trascina più di tutti, tant'è vero che le esportazioni in provincia di Chieti, dove insiste maggiormente questo sistema produttivo, sta andando molto bene. Parlando sempre di esportazioni, devo dire che c'è una discreta ripresa della provincia di Teramo e quindi vuol dire che i nostri imprenditori stanno mettendo a frutto l'internazionalizzazione di cui tanto parliamo. Il master plan Abruzzo della regione potrebbe essere un ulteriore incentivo per il rilancio? Assolutamente sì, ne mette in campo risorse ingenti, per la gran parte proprio sulle infrastrutture e quindi metterà in movimento risorse importanti che avranno sicuramente una forte ricaduta nel territorio. In attesa del lancio del nuovo sito contenente dati e cifre accessibili a tutti, il titolare dell'ufficio sulla ricostruzione dei comuni del cratere Esposito snocciola i dati appunto della ricostruzione.
Ammonta ad oltre 3 miliardi la somma stanziata fino ad oggi per la rinascita dei centri storici nel cosiddetto cratere sismico, dove sono stati approvati ben 47 piani di ricostruzione sui 55 previsti. È il quadro che emerge dai dati forniti dal responsabile dell'ufficio per la ricostruzione del cratere Paolo Esposito, che ha parlato di 107 progetti approvati per il ripristino di opere pubbliche, mentre fuori cratere sono 637 i cantieri già attivi per la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 2009. Sulla ricostruzione privata siamo 1,4 miliardi di impegnato dal 2009 a oggi, intendo cratere e fuori cratere, e stimiamo di arrivare a una quota di circa 4 miliardi, quindi siamo a un 30% del percorso finanziario. Per quello che riguarda le case, su circa 26-27 mila abitazioni inagibili tra cratere e fuori cratere siamo a oltre 5 mila, quindi a un 20% sul dato abitazioni. Dati e numeri che saranno disponibili nel nuovo sito dell'USRC, che verrà inaugurato entro il prossimo mese di giugno e che, oltre a contenere informazioni relative a cantieri ed opere, strizzerà l'occhio ai nuovi social media, sempre più spesso utilizzati per reperire informazioni. È la frontiera di comunicazione oggi più invasiva, Twitter, LinkedIn, sbarcheremo anche su altri, ovviamente con le dovute cautele, perché sono strumenti che vanno maneggiati quando si danno informazioni così delicate con una certa attenzione. Parametri clinici dei pazienti e sorveglianza precoce di eventuali eventi acuti direttamente a casa attraverso controlli di tecnoassistenza a distanza. L'innovazione che coinvolge il territorio del Sangro Aventino è stata sperimentata dalla ASL di Lanciano Vasto Chieti e presentata oggi a Rocca Scalegna a casa di una paziente affetta da diabete. La finalità dell'iniziativa assistenziale è di migliorare la gestione delle malattie croniche partendo dal diabete, ma solo in questa fase di startup, perché a breve lo stesso regime sarà esteso anche a broncopneumopatie, scompenso cardiaco e ai pazienti che assumono farmaci anticoagulanti. Il servizio viaggia su una connessione triangolare tra una centrale infermieristica attiva 12 ore al giorno dal lunedì al sabato, un portale assistenziale accessibile via web agli utenti autorizzati e il paziente dotato di un kit composto da una centralina di comunicazione per la raccolta via Bluetooth delle misurazioni raccolte dagli strumenti forniti dall'azienda e lo scambio dati col portale clinico che avviene attraverso una SIM card interna oppure dalla linea telefonica analogica domestica. Il sistema è concepito come un grande fratello che tiene d'occhio per ogni paziente il percorso di diagnosi, cura e assistenza. Prevenzione odontoiatrica per i ragazzi delle scuole, questo il progetto messo in campo dall'amministrazione comunale di Cepagatti e presentato oggi a Pescara. Giornate sulla prevenzione odontoiatrica, secondo anno di questa importante iniziativa, siamo con l'assessore del comune di Cepagatti Sborgia. Lo scorso anno un grande successo, una grande partecipazione di giovani, perché sì, questo è un progetto riservato ai ragazzi. Ai ragazzi, sì. A Cepagatti abbiamo fatto già altri incontri per altre patologie, abbiamo fatto delle giornate importantissime per la prevenzione dei tumori della mammella, prevenzione dei tumori del colon, per la prevenzione dei tumori della tiroide e abbiamo fatto circa 500 visite gratuite. E quindi pensiamo che anche quest'anno dobbiamo affrontare con lo stesso impegno e sempre lavorando in rete per poter far sì che la nostra popolazione sia la popolazione che possa affrontare queste problematiche in maniera preventiva. Siamo con la dottoressa Maria Lucia D'Ancone per parlare di questa iniziativa importante perché, come diceva l'assessore Sborgia, bisogna prevenire e iniziare sin dalla giovane età. Purtroppo però noto che i genitori, pur consapevoli dell'importanza di una buona occlusione, mi portano i bambini a visita troppo tardi, quando ormai il problema occlusale si è manifestato. Spesso non si sa che è possibile fare qualcosa per evitare proprio l'insorgenza della malocclusione. Voi come istituto comprensivo di Cepagatti avete accolto a braccia aperte questa iniziativa? Per dare ai ragazzi la possibilità poi di costruire insieme alla propria famiglia anche un percorso autonomo e consapevole. La piccola opera Caritas di Giulianova incontra Cina e Finlandia con il Meeting Art That Cares in programma da mercoledì 18 a venerdì 20 maggio. L'arte come racconto di un legame che travalica i confini fisici. L'arte come laboratorio e privilegiato strumento per esprimere talenti e scrivere percorsi di vita unici nella loro diversità.
Attorno a questo tema e al valore dell'arte che riabilita, crea, unisce e cura, ruoterà l'intenso programma del secondo meeting internazionale Art That Cares, che si svolgerà a Giulianova da mercoledì 18 maggio a venerdì 20 maggio. Location il MAS, Museo d'Arte dello Splendore. Sono 20 anni che noi assieme a degli amici cinesi portiamo avanti un progetto che è il vero motivo per il quale abbiamo pensato a questo meeting, che sarà un racconto di un cammino che dura da 20 anni. E così con la Finlandia, il rapporto è più recente, sono amici giovani con i quali condividiamo però la stessa passione e anche gli stessi modi, metodi di lavoro. Sono anni che dico che evidentemente ancora non si è percepita la grande valenza di una creatura voluta fortemente da padre Serafino Colangeli 54 anni fa e che in questo oltre mezzo secolo di vita ha messo a dimora radici fortissime in un ambito che è il sale della nostra vita, la solidarietà. La promozione della persona passa attraverso queste iniziative, che possono sembrare solo riempitive del tempo, dell'occupazione, no? Ma quando ci si rende conto che attraverso per esempio i laboratori si manifestano quelle capacità che magari una persona messa a margine della società non ha la possibilità di fare, io credo questa è la promozione della persona. E adesso apriamo la pagina sportiva e lo facciamo con una bella notizia per la Virtus Lanciano, una notizia che va al di là di ogni più rosea aspettativa, perché nel pomeriggio si è discusso il ricorso davanti alla Corte Federale d'Appello per i 5 punti di penalizzazione inflitti in primo grado dal Tribunale Federale per irregolarità amministrative. Ebbene, la Corte Federale d'Appello ha restituito 3 punti alla Virtus Lanciano, dunque sono 2 i punti di penalizzazione più i 2 che erano stati già inflitti nel corso della stagione, quindi i punti complessivi non sono più 7 bensì 4 e andiamo a vedere dunque come cambia la classifica per la Virtus Lanciano, che sale a quota 42 punti insieme con Salernitana, Modena e Latina, ma in realtà per la classifica avulsa al momento la Virtus Lanciano sarebbe salva ed è evidente come a questo punto per la squadra di Maragliulo la salvezza dipenderà dalle proprie forze e basta e non più anche dagli altri risultati. È chiaro che con 6 punti la Virtus Lanciano centrerà la salvezza. Un verdetto che era molto atteso e lo ripetiamo, il risultato è andato oltre le più rose aspettative. E a tal proposito ascoltiamo come ha commentato questa sentenza l'avvocato Edoardo Chiacchio, il legale della Virtus Lanciano, colui che ha guidato il pool di avvocati che hanno difeso la Virtus, ma anche l'amministratore delegato pro tempore Claudio Di Megno Di Bucchianico, che ha visto la sua squalifica ridursi a 2 mesi, e il presidente del collegio sindacale Castrignano, che ha visto la sua squalifica del tutto annullata. Ascoltiamo dunque le parole dell'avvocato Edoardo Chiacchio. Sotto un profilo tecnico leggeremo le motivazioni. Di certo la sentenza del CEDE, che costituisce un primo caso degli illeciti amministrativi, non ci sono precedenti di riduzioni così sostanziose. Posso riferire soltanto che abbiamo, ritengo, regalato la Serie B a Lanciano. Adesso basta che la squadra faccia lo sforzo che deve e Lanciano conserverà una categoria così importante. Significa aver stravolto tutte le tesi, tutte le argomentazioni, tutti i teoremi proposti dalla Procura Federale e accolti in primo grado al Tribunale Federale Nazionale. Quindi devo dire che è trattato di una vera e propria, non voglio essere autocelebrativo, ma di una apoteosi professionale. E oggi posso dire che il Lanciano, che fino a ieri
era con un piede e mezzo in Lega Pro, oggi è con un piede e mezzo in Serie B, e questo ritengo sia un dato di fatto non discutibile. Come si è trovato con i dirigenti della Virtus Lanciano e poi li ha sentiti negli ultimi minuti? No, Valentina Maio era con noi in udienza, quindi è assistito a tutto il processo, era presente anche Mario del Turchi, diciamo che tutta la famiglia del Lanciano e per tutta la città oggi era vicino alla società e vicino alla squadra. Perfetto. E era presente Claudio Di Buccianico, che era uno dei dirigenti inibiti, quindi c'era lo staff del Lanciano al mio fianco, e non posso non citare i colleghi Michele Cozzone e Cesare De Ciglio, che hanno difeso i dirigenti Di Buccianico e Castignano, e che sono stato al mio fianco e quindi condividono con me questo grande successo. Nel pomeriggio la Virtus Lanciano si era allenata in piscina, lavoro in piscina per Di Matteo e Di Francesco, lavoro personalizzato per gli attaccanti Marilungo e Ferrari. Per quanto riguarda il difensore Aquilanti, che si è infortunato nella gara di due giorni fa con il Pescara, gli esami di oggi hanno rilevato un edema sul quadricipite destro. Per un esame più approfondito lo staff sanitario ha previsto una risonanza nella giornata di giovedì, ma sarà molto difficile che Aquilanti possa recuperare per la gara di sabato contro la Ternana. Ci sono anche i provvedimenti del giudice sportivo, che ha fermato per una giornata Bacinovic della Virtus Lanciano, Vitale e Falletti della Ternana. Squalificato per un turno anche Giorico del Modena, che dunque salterà il match di sabato al Braglia tra Modena e Pescara. E a proposito di Pescara, la squadra si è allenata nel pomeriggio, assente l'attaccante Cocco causa febbre, mentre migliorano le condizioni di Ugo Campagnaro, di cui ha parlato anche oggi il tecnico Massimo Oddo. Lavoro differenziato in palestra per il centravanti Cappelluzzo, che ieri era uscito anzitempo dall'allenamento per via di una botta. Ma ascoltiamo proprio le parole del tecnico Massimo Oddo, che parla anche dell'obiettivo finale del Pescara, almeno per il campionato, cioè il mantenimento del terzo posto. No, anzi, sono difficilissime come tutti gli altri e come per tutti. È ovvio che noi incontriamo due squadre che hanno bisogno di far punti, quindi le motivazioni si trovano da sole, nel senso che i ragazzi non sono stupidi, sanno l'importanza di mantenere una posizione in classifica. E mantenere il terzo posto vuol dire tanto, vuol dire vantaggi. In anni precedenti le squadre per un posizionamento migliore sono andati in Serie A, e quindi non c'è bisogno di spinte ulteriori da parte mia sulla testa. Vivendo le partite una alla volta, sappiamo che dobbiamo andare a Modena e provare a vincere. Campagnaro sta bene, sta lavorando a parte, adesso vediamo in settimana come risponde all'incremento di lavoro che avrà. Però tutto sommato è sulla via dovrebbe essere sulla via del recupero. Lui ci vuole sempre il condizionale, però dovrebbe essere sulla via del recupero. Se sta bene gioca. Non credo da Modena dall'inizio. In questo momento essere in forma o no non serve a nulla. Bisogna essere in forma quando iniziano i playoff. E la forma non è solo un aspetto fisico, ma è anche un aspetto mentale. E quindi quello che c'è adesso conta veramente meno di zero. Certo, vedere aspetti positivi come la condizione fisica, che per noi sicuramente è positiva, l'aspetto mentale, che in questo momento è positivo, va benissimo e ci fa piacere. Però poi quando inizieranno i playoff sarà un'altra storia, perché nel momento in cui l'anno scorso sono iniziati i playoff, credo che pochi allenatori della griglia dei prof avrebbero risposto di pescare la squadra più in forma, perché così non era. Però poi i playoff sono una storia a parte, parte un altro campionato e
e lo stato di forma conta lì. Per quanto riguarda il Modena, assenti nella seduta odierna Camarà, Belingheri e Mazzarani, mentre Bertoncini ha svolto lavoro differenziato. Ha parlato l'attaccante Davide Luppi, che ha detto la partita col Pescara è la partita della vita. Comunque al momento siamo fuori dai play-out, è vero che ci aspetta un calendario più difficile magari rispetto alle nostre avversarie, ma... credo che il campo stia parlando bene per noi, visto che stiamo dando dimostrazioni di forza e comunque di condizione atletica, e a Salerno magari potevamo portare a casa anche 3 punti, magari con un po' più di convinzione, ma sicuramente anche il fattore campo un po' inciso. Abbiamo ritrovato un po' il gioco anche all'inizio, e sicuramente è una squadra molto più solida e con quale comunque è difficile giocare, credo. Adesso abbiamo il Pescara e dobbiamo assolutamente vincerla per salvarci, quindi è la partita della vita, direi. È una partita che si può vincere da un momento all'altro, quindi bisogna cercare di avere un atteggiamento comunque una gazzetta molto lucido, e anche nel caso comunque aspettare, non è che bisogna per forza andare alla rimbalzo, ma dobbiamo fare come abbiamo sempre fatto la nostra partita fino a questo momento e cercare di essere più concreti davanti e attentissimi dietro, insomma. Gianni Rivera, il golden boy del calcio italiano, bandiera del Milan con cui ha vinto tutto, anche un pallone d'oro, ospite illustre il prossimo 16 luglio della 12ª edizione del premio Rocky Marciano, organizzato dall'amministrazione comunale di Ripa Teatina. Nel frattempo, nei prossimi giorni, tornerà a riunirsi la giuria di giornalisti che avrà il compito di selezionare lo sportivo abruzzese dell'anno, mentre parallelamente prosegue senza sosta l'attività della macchina organizzativa. È tutto per questa terza edizione del TG6, il TG torna domani alle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.